Prendo lo spunto da quello che diceva Marco Caputo, da quello che raccontava dell'esperienza del Rai Cultura e da quando ha detto che tra i teatri d'opera italiani e Rai Cultura c'è stato un rapporto importante in questo tempo della pandemia e che questo rapporto in qualche modo ha aiutato Rai Cultura. Diciamo che ci siamo aiutati reciprocamente. Ecco, forse la cosa più giusta da dire è questa, perché abbiamo capito, credo, la cosa più importante, che la RAI è un servizio pubblico, ma che anche i teatri d'opera italiani sono un servizio pubblico. Noi siamo delle fondazioni di diritto privato, però questa è la figura giuridica dei teatri d'opera. Però è chiaro che siamo partecipati dal pubblico, che riceviamo fondi pubblici e che sentiamo di avere una missione pubblica. Quindi che due servizi pubblici del sistema culturale del paese si incontrassero in un momento così complicato, così drammatico per il paese e in un momento in cui ciascuno di noi ha sentito il bisogno di fare qualcosa, ha sentito il bisogno di esserci, ha sentito il bisogno, posso dire, di non trincerarci dietro l'alibi della pandemia. Noi l'alibi della pandemia l'abbiamo messo da parte, non l'abbiamo usato. Noi siamo stati aperti quando eravamo chiusi, in una condizione paradossale di teatri meravigliosi che vivono del rapporto col pubblico, che vivono degli applausi alla fine, che vivono di quell'emozione che è il costante rapporto con una. Poco fa c'era l'incontro con gli amministratori di Milano, si parlava di Milano. Si è parlato di Paolo Grassi, di Strehler. Che cos'è il teatro? È un luogo dove una comunità liberamente riunita si ritrova e ascolta una parola. Ecco, questo ci è mancato. La vera funzione del teatro ci è mancata. E in quel tempo noi abbiamo deciso che la cosa più comoda sarebbe stata stare fermi. La più comoda, la meno rischiosa, la meno costosa, la più sostenibile dal punto di vista dei bilanci. Invece noi siamo stati aperti e in questo il rapporto con Rai Cultura è stato importante. Mi permetto di dire, visto che siamo qui nella stessa conversazione, facciamo tesoro di questo. Cioè, continuiamo. Quando la pandemia sarà finita, quando usciremo da questo incubo dal quale forse stiamo cominciando a uscire, non dimentichiamoci che questa è stata un'esperienza importante, che ci siamo ritrovati a svolgere quel servizio pubblico nel quale crediamo e quindi continuiamo questo tipo di rapporto tra di noi e continuiamo questa attività. Perché? Perché alla fine abbiamo fatto in modo che la nostra offerta, che i nostri teatri, paradossalmente, nel tempo della chiusura, nel tempo della negazione della fruizione dal vivo, diventassero più inclusivi. E l'abbiamo fatto insieme alla RAI, o l'abbiamo fatto con le nostre web TV, con i nostri mezzi, e qui mi fa piacere ricordare, così come ho ricordato, ribadito il concetto, il progetto di cui parlava Marco Caputo, del rapporto con RAI Cultura, mi fa piacere anche qui ricordare che anche ANFOS ha costruito un suo progetto che abbiamo voluto chiamare Aperti nonostante tutto, che ha messo insieme in un'unica rete il sistema dei teatri d'opera italiani con una sorta di web TV delle web TV, in modo tale da trasmettere ed amplificare tutto quello che nei nostri teatri abbiamo fatto. E non abbiamo fatto cose minori, abbiamo fatto cose importanti. E come Caputo diceva, abbiamo fatto una cosa molto importante, per noi sfidante. Abbiamo provato a capire che dovevamo cambiare linguaggio. Non era più la stessa cosa. Cioè non si trattava di mettere due, tre, quattro, cinque, nove telecamere, alte tecnologie e riprendere lo spettacolo così come lo abbiamo sempre fatto e così come siamo abituati a fare. Si trattava di usare un altro linguaggio. E lui ha fatto bene a ricordare le esperienze del Teatro dell'Opera di Roma,
con Mario Martone, che peraltro è un regista che ha dimestichezza col mezzo cinematografico, televisivo, quindi molto adatto per questo, ma io potrei ricordare appunto l'esperienza del Teatro alla Scala, che ha pensato un'inaugurazione colossal nello stile della Scala, ma per il mezzo televisivo, o l'esperienza, per citare il teatro che in questo momento dirigo, del Teatro di Palermo, che ha creato apposta dei prodotti che potevano essere fruiti solo in televisione. Allora, il mio mestiere è un po' cambiato. Io la prendo come una ricchezza. Io andavo a sedermi in platea, o in quel che rimane della platea in questo momento, per guardare le prove, e capivo che era il posto sbagliato, perché non potevo avere la compiutezza del prodotto finale. E quindi andavo in un camerino che in realtà era diventata una sala regia televisiva, per l'appunto. E quando c'era lo spettacolo alla prima, non stavo in sala a guardarlo, ma stavo davanti a un televisore. Abbiamo capito che dovevamo cambiare il nostro linguaggio. Questa mi pare una cosa importante che ci portiamo dalla pandemia. Voglio fare due sole riflessioni e chiudo, proprio per essere brevi, riprendendo alcuni degli interventi precedenti. Questo paese ha un grande ritardo, ha più di un grande ritardo, ha anche grandi ricchezze, però ha un grande ritardo, ed è un ritardo tecnologico, ed è un ritardo di adeguamento digitale, di innovazione. Io veramente vorrei che questa fosse la scommessa del futuro. Ci sono le risorse del PNRR, non sono risorse per spesa corrente, posso dire, per fortuna, sono risorse per investimento. Facciamo un investimento nei teatri. Il sottosegretario Borgonzoni molto opportunamente parlava del grande investimento su Cinecittà. E qui sarei molto contento se alla fine, all'uscita dalla pandemia, noi potessimo avere una Cinecittà completamente rinnovata, completamente riadeguata dal punto di vista tecnologico, e i teatri lo stesso, e farci superare questo gap digitale che ci ha portati a doverci attrezzare, chi più chi meno, ma in fretta e furia, nel momento della pandemia. L'altra, l'ultima, è il riferimento che faceva Nencini alla legge, una legge degli anni 40, la 717 del 49, che è una legge che un po' riguarda sì rendere più belli le nostre città attraverso l'arte contemporanea, un po' è proprio un incentivo agli artisti di arte contemporanea, che è una legge, come lui giustamente ha detto, completamente disattesa in questo paese. E qui c'è l'altro grande ritardo del paese. Questo è un paese che rispetto all'infrastruttura culturale è fermo da decenni. Qui non si costruisce un teatro, non si costruisce un museo, non si costruisce una biblioteca, non si costruisce nulla di nuovo che abbia a che fare con l'infrastruttura culturale. Guardate la Spagna, guardate la Francia, ovviamente, guardate la Grecia. Ed è abbastanza incredibile. Allora ci sono queste due sfide che io penso si dovrebbero cogliere, che hanno a che fare con l'infrastrutturazione culturale del paese, la sfida dell'innovazione tecnologica dei teatri e la sfida dell'innovazione dell'infrastruttura culturale del paese. Se riusciamo a cogliere queste due sfide, forse qualche cosa dalla pandemia l'avremmo imparata.